con un po' di fatica, ma ci siamo riusciti grazie all'aiuto della popolazione, delle aziende, di privati, e siamo riusciti in questo nostro obiettivo. Taglio del nastro particolarmente importante e sentito per tutta la comunità di Castiglionfibocchi. È stata infatti inaugurata una nuova ambulanza per la pubblica assistenza del paese, alla presenza di tante autorità locali e non solo, presente infatti anche Maria Elena Boschi. Un bellissimo gesto per la comunità di Castiglionfibocchi, frutto della collaborazione e della generosità di tanti volontari, cittadini e aziende. Abbiamo voluto pensare di dare alcuni riconoscimenti per persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio, persone presenti, purtroppo anche persone che sono venute a mancare, il contributo delle associazioni, del popolo, dei privati che hanno in qualche modo contribuito per realizzare questo importante traguardo. L'ambulanza è stata intitolata a tre volontari prematuramente scomparsi, Stefano Agresti, Roberto Simoni e Stefano Bindi. Un altro gesto della comunità di Castiglionfibocchi è stata la donazione di 600 euro raccolti in occasione della festa della Madonna del Rosario. Oggi è un grande evento per la comunità di Castiglionfibocchi, ma aggiungo non solo, credo per tutta la provincia, perché grazie al volontariato, la forza di tutti questi ragazzi che oggi sono qui a festeggiare, danno dei servizi importanti non solo alla comunità di Castiglionfibocchi, ma all'intera provincia. Quindi è un fiore all'occhiello, grazie veramente a tutti che hanno collaborato per la riuscita e l'acquisto della nuova ambulanza, in primis il presidente, il consiglio direttivo, ma tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione di questo nuovo mezzo che aiuterà chi ne ha bisogno, non solo di Castiglionfibocchi ma dell'intera provincia.